Buonasera, saluti, ben trovato. Che ci fate tra questo partito di avvocati, degno di un maxi processo qui nel Museo Coreale? Noi con voi siamo abituati a parlare di Ernesto Di Martino, delle tradizioni della penisola, ci hai fatto conoscere le streghe, i tuoi blog, i tuoi articoli e i tuoi libri ci guidano in un mondo di antropologia. Tra l'altro oggi si discute di tutti gli italiani. Io ricordo che proprio il papà dell'antropologia moderna, Ernesto Di Martino, ci insegnava che le famiglie hanno un loro proprio statuto che va rispettato dalle stesse senza ingerenze. Questo è un tema molto molto delicato in cui oggi tu giochi un ruolo baricentrico. Sì, allora la mia presenza qui è dovuta a un invito dell'avvocato Michele Gattuso, e quindi posso dire anche all'apertura di Michele, che ha pensato di aggiungere una voce a quella dei suoi colleghi, degli specialisti del diritto, del diritto umano. Mi ha chiamato, io non sono uno specialista di Iran naturalmente, però mi ha chiesto di parlare da un punto di vista alto. E io parlerò proprio di questo, cioè di come una delle caratteristiche dell'antropologia, cioè l'ascolto, possa essere utile anche per affrontare delle problematiche come quella delle crisi attuali in Iran o della convivenza tra popoli, no? Io devo tentare di ascoltare l'altro, cioè non è facile, è un piano inclinato, a volte c'è la violenza, è difficile dialogare con qualcuno che usa violenza. Quindi il mio è un approccio che vuole invitare all'ascolto delle regioni di Iran. Quello che dobbiamo ascoltare nel caso dell'Iran sono le voci delle donne, che non solo stanno determinandosi, intrigando la loro voglia di libertà, ma ci stanno dicendo una voce decisiva. Importantissimo. E ci adopereremo al meglio per far sì che tutto abbia un eco, non dico di respiro internazionale, ma almeno di respiro nazionale, con le vostre pubblicazioni, con i nostri piccoli canali, in modo da lanciare questo messaggio che non rimanga su se stesso. Però ci hanno spiegato che già questo è un momento di partenza, perché il Consiglio Comunale, attraverso le varie opportunità, ha approvato. Questo è esattamente in linea con quello che diceva, ascoltare l'altro vuol dire prestare attenzione e dare la cittadinanza onoraria di Sorrento a degli esponenti della resistenza, alle donne che in Iran vogliono maggiore libertà, è un grandissimo atto. E io sono molto contento che la mia città abbia fatto questa decisione e che abbia contribuito a organizzare questo incontro. Seguiremo con molto interesse la vostra relazione, i nostri auguri e il nostro incontro.